Ingredients. Che ne dite se andiamo a sviscerare, a sbudellare quel maiale antropomorfo di bassa statura? Che come unico obiettivo di vita ha quello che ho anch'io e tanti altri ragazzi in giro per il mondo. Insomma, ci piace la... Baggiora, dai. E questa grande passione rende Oscar, insieme al genio delle tartarughe, un grandissimo passero centrico. Tutta la sua vita ruota attorno alla pa, con l'unica eccezione che se dai del porco ad Olong non farai altro che narrargli la verità. E quindi tot cosa che non sai su Oscar, il secondo PG in assoluto entrato nel party di Goku. Buona visione, Oscar Olong, come volete. Oscar è apparso in modo strano fin dall'inizio, con la sua tutina verde e un cappellino con una stella rossa. Abiti tipici dei soldati comunisti cinesi negli anni 50. Questo dettaglio è un chiaro riferimento alla codardia delle truppe comuniste della guerra che fu, perché vengono rappresentate da Oscar. Perché appunto l'autore ha voluto sottolineare che le truppe cinesi sono come Oscar, ovvero nulla facenti, vogliono solo la fi e non hanno voglia di rischiare di fare, quindi sono dei vigliacchi. In uno dei tanti logorroici e sciatti film di Dragon Ball affermano che Oscar ha ben 10 di livello combattivo. Il che è anche tanto, sinceramente, perché Goku da piccolo faceva cose che secondo me Oscar con quel 10 lì, boh, vabbè, comunque ha 10. Olong è in grado di trasformarsi in qualsiasi cosa, tuttavia le sue trasformazioni durano al massimo 5 minuti, poiché a differenza di Puar non ha potuto finire la scuola di magia perché è stato espulso dalla Shape Shifty Academy per aver rubato delle mutandine alla maestra. Nonostante questa magia, che si chiama appunto shape shifting, Oscar rivela che sebbene possa trasformarsi in qualsiasi cosa voglia, la sua forza non cambia. Quindi non può trasformarsi per diventare più forte e inoltre dopo ogni trasformazione deve aspettare circa un minuto. Ok, mi direte, Gegio, ma lo sapevo che la sua forza non cambia. Vi ho fatto un recap perché quando si sviscerano i personaggi è giusto anche dire cose conclamate. Oscar talvolta si trasforma in qualcosa di volante tipo un razzo per poter volare senza l'utilizzo del ki, il quale non conosce e non saprebbe neanche usare, ovviamente. Ma per esempio, se si trasformasse in una bici non potrebbe essere utilizzabile da una persona, perché il suo corpicino non sosterrebbe il peso di questa persona. E comunque quando lui è trasformato non ha proprio tutte le funzioni meccaniche che gli concernono. Oscar oppure Olong, come volete ragazzi, come volete che lo chiami, boh, vabbè, tanto ora che mi risponderete il video sarà già finito. Insomma, Oscar prende del nome da un alimento, in questo caso il tè Oolong, che significa tè del drago nero. Oscar è il primo ad esprimere un desiderio nel manga di Dragon Ball, esclusi i desideri fatti ma non visti. Fu anche il primo a salvare il mondo esprimendo un desiderio in tempo per fermare Pilaf. Quindi il porco di cose ne ha fatte, non è che adesso è l'ultimo arrivato, anzi vi sto dicendo che è il primo arrivato quasi. L'hobby di Oscar è collezionare mutandine femminili e a lui non piacciono né gli uomini e né le donne brutte. La Southern Transformation Kindergarten, chiamata anche Shape Shifty Academy, è una scuola che insegna l'arte del cambio di forma ai bambini. Si dice che sia il più prestigioso degli asili che insegnano le arti trasformatrici. In un'intervista al compagno di banco Puar, questi afferma che Oscar si trasformava in biancheria intima e si nascondeva nel cassetto della biancheria dell'insegnante, con la speranza che questa si mettesse Oscar fatto a mutandine e quindi si ritrovasse in un bagno di figa. Oscar nel live action del 1990 si presenta come l'ultimo discendente del re dei maiali e chiama Goku come fratello, poiché il suo avo era fratello del re delle scimmie e quindi antenato di Goku. E a quei tempi non erano ancora state inventate cose burocratiche del tipo i Super Saiyan e tutta la storia che gli ruota dietro, da dove vengono, cosa fanno, e quindi non sono scimmie, capito? E quindi noi dal live action era riferito al non sapere. In Dragon Ball GT Oolong fa piccole apparizioni, come quando trasportavano persone dalla terra, nella festa dopo la sconfitta di Baby e nel capitolo finale. Nel primo anime Oscar afferma che Goku non era un essere umano e che Bulma avrebbe sicuramente avuto una morte orribile, sebbene chiaramente disprezzasse entrambi, ma aveva ragione, perché alla fine Goku si rivelò essere un Saiyan e Bulma fu uccisa da Super Buu, che l'ha trasformata in cioccolato. Nell'episodio 41 di Dragon Ball Super, Krilli ricorda ad Oscar del desiderio del cazzo che ha sprecato quella volta con il Drago Shen,
Sharon. Ma è un errore perché Krillin non era presente quando il maiale ha chiesto le mutandine. Wow. Oscar ha ben 39 anni quando muore l'ultima volta. Insomma, l'ultima volta che lo abbiamo visto aveva quasi una quarantina d'anni. Ed è qui che si capisce molto su come mai sia così un boomer. Oscar e Puar esistono per il semplice motivo che all'inizio Dragon Ball era abitato da animali antropomorfi, proprio come il re del mondo che è un cane blu. Solo che in Dragon Ball Super tutta quella gentaglia è sparita, mentre non potevano far sparire i nostri beniamini. Ma beniamini di chi? Miei no di Zikur. Se Oscar non avesse chiesto delle mutandine, ma Bulma avesse usato il desiderio per chiedere l'uomo della sua vita, Vegeta si sarebbe materializzato molto prima del previsto e si sarebbero venute a conoscenza verità scomode che avrebbero rovinato tutto il tessuto sociale di Dragon Ball fino a quel momento. Dovete sapere che i giapponesi sono molto attratti dall'Italia, sia come luoghi ma anche per la nostra cultura. Infatti Oscar è la trasposizione animata di Lino Banfi. Nella bozza iniziale di Dragon Ball, chiamata Dragon Boy, c'era un solo animaletto magico di nome Pingyao, e a livello visivo sembra la fusione fra Oscar e Puar, e poi quando fu creato Dragon Ball vennero scissi in due entità distinte. I don't want to do that!